I magneti sono ovunque, dalle bussole alle carte di credito, dalle videocassette ai dischi rigidi. Il nostro pianeta Terra è un magnete gigante. Anche il nostro corpo è costituito da micromagneti, gli atomi di idrogeno. Con l'aiuto di un magnete forte e di questi micromagneti possiamo ottenere le immagini interne del nostro corpo senza tagliarci e senza usare radiazioni ionizzanti come con la TAC. Utilizzando questi magneti abbiamo la risonanza magnetica nucleare. Ma la risonanza magnetica è una tecnica non molto veloce e ciò rende difficile il suo utilizzo durante gli interventi chirurgici. Però possiamo renderla più veloce ignorando parti dei dati, avendo come controparte una perdita in termini di qualità delle immagini. Per risolvere questo problema, cerchiamo di utilizzare l'intelligenza artificiale per la precisione del machine learning. Stiamo cercando di insegnare al nostro algoritmo come migliorare quelle immagini di bassa qualità senza compromessi con la velocità di acquisizione delle immagini stesse.